finisce la sua esperienza come sindaco di Diamante? Le motivazioni? Ma guardi, la mia esperienza di sindaco di Diamante sarebbe finita comunque fra 2 mesi, perché anche se la legge me lo consente, la normativa me lo consente, io no, non avevo intenzione di ricandidarmi, lo avevo già espresso in vari modi. E il motivo per cui questo gruppo di signori ha ritenuto di far cadere, di dimettersi e far cadere l'amministrazione a 2 mesi dalle elezioni, non lo conosco. Onestamente è di difficile interpretazione. C'è chi dice dobbiamo riporre termine a un modo di amministrare che a loro non piaceva. Non so quali sono le motivazioni, sono un pochino perplesso su questo. E io so che è stata un'iniziativa, a parere mio, molto, come ho detto stamattina, assolutamente non bella. Direi molto, è un'iniziativa sciagurata, direi, perché all'inizio dell'estate, all'inizio, siamo a marzo, fra 40 giorni è Pasqua, e si deve preparare la città a tutta una serie di situazioni, di incombenze che riguardano il verde, che riguardano iniziative da prendere e tutto il resto, e non si può lasciare il paese in mano a un commissario prefettizio. Quindi è una scelta, onestamente, per me, per quanto mi riguarda, incomprensibile, tenendo conto anche del fatto che mercoledì c'era una riunione importantissima a Catanzaro, alla quale avevo invitato tutti i consiglieri comunali che volessero partecipare, e una rappresentanza del comitato del Movimento Porto, una importantissima riunione che a questo punto non so se si farà, se il commissario avrà intenzione di farla o meno. Quindi è veramente una iniziativa che non riesco, per quanto mi riguarda, assolutamente incomprensibile, assolutamente non, con una tempistica molto particolare, e giudicheranno i cittadini, gli elettori di Diamante tra qualche mese. È deluso. No, io ci sono dal 1992 che conosco i marosi della politica e le dinamiche che le sottendono, quindi non sono assolutamente sorpreso un pochino, ma più, sì, più che arrabbiato, deluso, è vero, forse ha ragione, sono deluso perché non pensavo che si potesse fare una cosa di questo tipo a distanza di qualche settimana dalle elezioni, ma evidentemente le interpretazioni e le riflessioni che hanno fatto questi consiglieri comunali, che si sono assunti questa responsabilità di mandare il paese allo sbaraglio qualche settimana prima delle elezioni, facendo venire un commissario, penso che saranno assolutamente delle riflessioni dal loro punto di vista giuste. Ma torno a ripetere, il giudice ultimo in questi casi è sempre chi poi tra qualche mese andrà nelle urne a votare. C'è chi l'ha accusata di dispotismo, era davvero così la sua amministrazione? È esattamente il contrario. Moltissimi mi hanno detto, nell'ambito dell'amministrazione, che io ero troppo democratico. È tutto il contrario. Non ho sempre lasciato spazio a tutti e per tutte le iniziative. E questo è qualcosa che mi è stato sempre, addirittura da qualcuno rimproverato, dice forse non hai il polso fermo, ma chi mi conosce, anche nella mia attività, io sono sempre stato da questo punto di vista molto aperto a chiunque. E è chiaro che adesso ognuno dice quello che ritiene di dire, ma assolutamente non sono né dispotico e né antidemocratico. Tra l'altro ho una storia di sinistra e di socialismo riformista alle spalle da 40 anni. Certamente ora rimane in ballo il problema del porto. Sì, e lì la mia grande amarezza è proprio questa, perché avevo chiesto di soprassedere. Quando uno ha le firme in tasca, non c'è bisogno di essere un la maggioranza delle persone aveva intenzione di mandarmi a casa, non c'è problema, però era assolutamente importante andare a questo incontro del 6 di marzo, di mercoledì. Tra l'altro, ripeto,
con una rappresentante del comitato che aveva accettato di venire e con i consiglieri comunali interessati, quindi almeno io non dico che si risolveva chissà che, ma almeno si andava a vedere la situazione com'era in riunioni importanti. Invece hanno ritenuto di far saltare il tutto. Io spero che la commissaria nominata prenderà in mano le redini su questa situazione, anche perché c'è un movimento popolare che è molto attento su questo, che vuole che dica. Io credo che l'argomento principe le prossime settimane sarà proprio questa problematica che riguarda il porto di Diamante, questo è certo. Vuole lanciare un suo messaggio? Guardi, mi dà l'opportunità, di come ho fatto stamattina che ho parlato a Tele Diamante, di salutare tutti i cittadini di Diamante, tutti gli amici che in questi mesi mi hanno sostenuto, in questi anni mi hanno sostenuto, di salutarli, perché il sindaco, ho detto, il sindaco viene eletto sempre da una parte, ma poi deve essere il sindaco di tutti, soprattutto di quella parte che non l'ha votato. Io ho cercato di fare questo e adesso, se Dio vuole, c'è una campagna elettorale, io starò a fianco di una parte di quello che è rimasto della vecchia amministrazione. Vedremo di ritornare non con le nostre facce, ma con altre persone al comune di Diamante, per amministrarlo con la correttezza e con la democrazia con la quale l'abbiamo amministrato.